Non mi ricordo come si faceva. Aspetta, dov'è l'aria? Ti ricordi? Aria, tiriamola. Piano. Oddio. Sto male, ma che cos'è? Oddio mio. Che mezzi che vi porto sul canale. No, non tiene il minimo. Scorreggia. Oddio, ma lo idro, la frizione, ma... Non ingolfarti! Porco due. Non va la se... a 5 marce con lo scarico originale. Mamma mia, che ignoranza. Che pezzacci, raga. La mia prima moto. Benvenuti in questo nuovo video. Sono super felice di portarvi per la prima volta sul canale la mia prima moto. È una moto ignorantissima. È la Yamaha Tricker 2 e mezzo. Scureggia. 19 cavalli di pura ignoranza. Ha anche due phon in realtà. Il bello che pesa con il pieno 120 kg più o meno. Vabbè che il serbatoio è praticamente capiente quanto una borraccia. Il pieno lo fai con 2 euro. Mamma mia, che ricordi. Divertentissima. Che spettacolo, signori! Sono veramente euforico. Volevo fare un video serio su questa Yamaha Tricker 250 perché su YouTube non ne ho visti molti di video, ma anche perché non è molto diffusa in Italia questa moto. Come vedete, ha, oddio, se non mi schianto, ha le gomme tassellate, quindi non è propriamente da strada, anche se è targata e tutto quanto. È divertentissima se vai a fare off-road. Senti che ripresa! Con questa posso toccare anch'io il ginocchio. È bassissima. La sella è a... sarà 70 centimetri da terra. Moto molto rude. Come potete vedere, il tachimetro è minimale. Hai la velocità, i chilometri che sono effettivi. Non andiamo troppo ad indagare. Le frecce, la neutra che non funziona più e le luci, gli abbaglianti, se li vuoi mettere. Ha un manubrio che è gigante, è larghissimo in proporzione alla moto. Sembra che non va un cazzo, però questa è la mia prima moto, quella proprio che ha dato l'input a tutto quanto e sono veramente contento di portarvela sul canale. Non ha ABS, è già tanto che abbia i freni. Sembra di aver sotto le chapas una biciclettina. Per i più affezionati che mi seguono su Instagram anche avranno visto una foto, probabilmente risale a milioni di eoni di anni fa, di me medesimo su questa foto. Sì, vabbè, su questa foto, che cazzo sto dicendo? Sono troppo emozionato, scusate. Non la guidavo da lontano 2017. Mi ha regalato tante emozioni, come ad esempio una volta è riuscita a lasciarmi per strada in autostrada, perché non mi ricordo più dove sta. Ah, eccolo qua. Qui c'è il serbatoio. Diciamo che non ha spie, quindi la riserva, quando senti la moto borbottare, devi girare la valvolina e metterla sulla riserva. Vediamo di non farmi sequestrare la vita, tipo. Mi fanno un cazziatone, non so dove io stia andando, ma è il terreno perfetto per essere sparati. Mio Dio, mi mettono ansia questi posti, ma perché sto andando qua? Ma che contenuti vi porto? Se incontro la forestale sono gli stack miei. Ma questa strada dove porta? Macchina, 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 forestale, 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 via, 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 via. No, ma che cazzo ci passa di qua? Ai cieli. Why are you running? Via, 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 forestale. Aia. Santo cielo, non si può più andare da nessuna parte.
Dai. Comunque, come avete visto, è la moto perfetta anche per fare endurello. No, mi dissocio. Na 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 na. Ce ne andiamo con nonchalance. È la moto adatta per pascolare in mezzo ai monti, come potete vedere. Monocilindrico che vibra come non so che roba. Questa è la Yamaha Tricker. Piccinina, ma altamente funzionale per chi si vuole divertire. Saltella. L'antisaltellamento mi sa che non era contemplato nel lontano 2000. Plot twist, vediamo se questa strada è ancora aperta o hanno messo anche qua le telecamere. Mi sa che hanno messo le telecamere sti fiodera. Mannaggia voi che mettete le telecamere. Quindi niente enduro per noi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Però una bella scampagnata sull'erba. Che se no qua mi tolgono direttamente la patente. Spara. Dimmi. Il posto te. Conosco la zona. Che strada possiamo fare per andare a riprendere di là? Sei andato fino dal camion, dici che non ci lasci. No, secondo me c'è tutta la barriera rossa. Cioè c'è la rete, quindi non penso che... Perché lì appena giù lì c'è una stradina. Ah, per fare... Ma perché lì abbasso c'è una stradina che va di là. Sì, però è chiusa anche quella. Ah, chiuso oggi o chiuso sempre? Ma io che cazzo ne so, scusa. Ho visto i cartelli ma non ho letto bene, mi sa che è chiuso per un po'. Se no c'è una strada sterrata che scende, ma non so se ci sono le telecamere. Se volete possiamo provare ad andare. Tanto devo andare a far benzina, quindi devo scendere giù di là. Cioè ci sarebbe una sterrata che taglia giù dritto di là e scende giù di là. Però appunto non so se ci sono le telecamere, perché ormai l'hanno messo ovunque. Sentiamo il capo cosa dice. Se volete vi faccio vedere qual è la stradina che dico e... C'è? Esatto, quella lì dovrebbe essere. Troppo patatine. Grande serbatoio da 6 euro. 6,67 euro, litri 3. Insomma, molto capiente devo dire. Io voglio fare un po' di che cosa? Stai parlando nella lingua natia? Stai parlando? Di qualcosa. Ah, una pentola. Le talpe. Troppo divertente sta moto. Tanto qua d'estate è tutto un parcheggio, quindi non cagare. Cazzo. Dove sto andando? Uccellino! Basta che non mi spara un sasso sullo stinco, perché sennò è finita. Questo è tutto l'allenamento per downhill. Ma la terza è troppo. Ma chi è che vi porta questi contenuti off-road?